Le biografie delle scienziate sono tra le letture più palpitanti e coinvolgenti, accomunate da percorsi umani densi di avventura, trasudano coraggio, perseveranza, passione e consapevolezza di sé. Quello che ascolteremo è una sorta di conversazione impossibile tra due donne di scienza, vissute ad oltre un secolo di distanza. Due signore delle stelle, una americana, l'astronoma Maria Mitchell, prima donna ad essere ammessa nell'Accademia delle Arti e delle Scienze degli Stati Uniti, e l'altra italiana, l'astrofisica Margherita Hack. Ci racconteranno una parte della loro storia, facendoci riflettere sul ruolo delle donne nel mondo, sui metodi educativi, su come raggiungere la piena fiducia nelle nostre possibilità. Dalla voce di Paola Barbara Conti ascolteremo Io sono solo una donna di Maria Mitchell, nella traduzione di Paola Barbara Conti, e I contributi delle donne alla scienza, ieri e oggi, di Margherita Hack. Maria Mitchell, edizione 1896. Un grande passo avanti sarebbe rappresentato dalla conquista della libertà di pensiero. Le donne, più degli uomini, sono schiacciate dalla tradizione e dall'autorità. Ciò che i padri, i fratelli, i professori e i ministri della Chiesa hanno affermato nei secoli è stato sempre accolto senza discussione. Fino a quando le donne manifesteranno tale rispetto reverenziale per l'autorità, esse non progrediranno. Quando riusciranno a fare ciò, quando si avvicineranno alla verità attraverso le loro ricerche, quando il dubbio le condurrà alla scoperta, raggiungeranno quella verità a cui aspirano e le loro menti si applicheranno ancora e ancora senza restrizioni. Io sono solo una donna. Per le donne ci sono sicuramente grandi difficoltà lungo il cammino, ma il più è passato. In primo luogo, nessuna donna dovrebbe dire sono solo una donna, solo una donna. Che cosa vorreste essere di più? Nascere donna, nascere con metà dell'intelletto dell'umanità, nascere con più della metà del suo cuore. Noi donne mortali, quale destino più grande potremmo avere? Il problema non è di dove sei e neppure chi sei, ma è capire che hai potere, che la vita è nelle tue mani, la tua influenza è incalcolabile. La componente personale è sempre sottostimata dagli individui. Siamo tutti centri di sfere. Nell'osservare parti della sfera sopra di noi, pensiamo a quanto poco influenziamo la sua traiettoria. Dimentichiamo la parte della sfera intorno a noi e davanti a noi. Essa si allontana sempre di più e in ogni direzione. Margherita Hack, 2008. Spesso mi viene chiesto se ho incontrato molte difficoltà nel corso della mia vita scientifica. Ritengo che molti degli ostacoli di cui si lamentano parecchie ricercatrici dipende anche dall'educazione ricevuta, che almeno fino a qualche decennio fa tendeva a fare delle bambine persone arrendevoli e servizievoli, poco combattive
e desiderose di protezione. Oggi mi sembra che le cose vadano cambiando. La vita e l'educazione comune a bambini e bambine li lascia più liberi di sviluppare le proprie attitudini naturali, senza imporre loro condizionamenti dovuti al sesso. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia in cui babbo e mamma erano perfettamente uguali, si dividevano i compiti in piena parità e che non mi hanno mai imposto comportamenti o giocattoli legati a stereotipi sessuali. Anche lo sport che ho praticato per parecchi anni mi ha aiutato a sviluppare quella competitività che è necessaria per riuscire nell'atletica come nella scienza, per vincere sportivamente allenandosi e studiando e avendo la costanza di perseguire lo scopo di battere un record o di ottenere un risultato scientifico, senza scoraggiarsi davanti agli insuccessi, perseverando con costanza. Credo perciò che l'ambiente familiare in cui ho avuto la fortuna di nascere sia stato estremamente importante per darmi fiducia nelle mie possibilità e per non provare complessi di inferiorità che ho spesso notato in colleghe della mia generazione e anche più giovani.